attraverso i media sarà arrivato sicuramente al Ministro degli Esteri. Non metto in dubbio che il governo farà tutto quello che bisogna fare, però è importante che sappia che non c'è solo la famiglia, gli amici, le associazioni, il mondo nel quale operava, ma c'è anche la città attraverso l'amministrazione e attraverso il sindaco. Quindi è un'azione importante di forza popolare e mediatica a cui si deve accompagnare quell'azione necessaria per trovare verità e giustizia, perché non sarà facile e quindi le prime ore sono determinanti. Se non si ha quell'impegno immediato da parte del governo in queste ore, in questi giorni, poi dopo diventa tutto più difficile. È ancora presto per dirlo ovviamente, ma la paura è che sia un altro caso del genere. Caso a casa a sé, ma purtroppo il mondo è pieno di storie drammatiche come queste, cioè di persone che spendono la vita per la giustizia, per la vicinanza agli ultimi, contro le varie forme transnazionali di criminalità mafiosa, in difesa della terra, e non è raro che ci siano poi morti atroci, omicidi, assassini. Se pensate un po', noi ancora non abbiamo la verità su Giulio Regeni, quindi bisogna provarla sempre a perseguire fino in fondo, e l'attenzione della gente, l'attenzione popolare, l'attenzione mediatica, l'attenzione politica e istituzionale è fondamentale. Quindi l'impegno che posso prendere è che la città di Napoli terrà alta l'attenzione fin quando non sarà ricostruita la verità e la giustizia. Lo abbiamo sempre fatto, a maggior ragione lo facciamo per Mario, che è un napoletano di cui la città deve andare orgogliosa. Già da ieri abbiamo fatto dichiarazioni importanti, perché una vicenda drammatica come questa merita verità e giustizia fino in fondo. Appello al governo affinché si muova immediatamente con il ministro degli esteri, perché c'è bisogno di una immediata e intensa attività diplomatica e giudiziaria. Le prime ore, i primi giorni sono quelli più importanti, quindi bisogna tenere molto alta l'attenzione. La città di Napoli lo farà, lo sta facendo adesso mettendo questo striscione sul palazzo della città, dei napoletani, giustizia per Mario Paciolla. E ho preso l'impegno ovviamente con i familiari, in particolare con la madre di Mario, la signora Anna, che noi staremo vicini alla famiglia da un punto di vista umano col massimo impegno politico ed istituzionale. Adesso c'è bisogno dell'azione del governo.